Occhi neri e pungenti, femminili. Intorno alla metà degli anni Ottanta mi trovai a salire una larga scala piuttosto buia all'interno di un palazzo storico romano, il Seicentesco Palazzo Naro in piazza Campo Marzio, numero 3, a 2 passi dal Pantheon. Un'ottantina di gradini e poi altri 22 divisi in 2 rampe più strette per arrivare all'attico dove abitava Natalia Ginzburg. Non avevo combinato granché nei miei primi 30 anni, un'età in cui lei aveva già avuto 3 figli, pubblicato una manciata di racconti, una poesia bellissima, un romanzo e tradotto Il silenzio del mare di Vercors e La strada di Swann di Proust. Giunta in cima, mi sorprese trovare sulla sua porta una targhetta d'ottone in cui stava scritto su un'unica riga Gabriele e Natalia Baldini. Gabriele Baldini era il secondo marito, scomparso nel 1969. Aveva insegnato letteratura inglese nell'università dove avevo studiato anch'io, a Roma. Ma nella testa delle persone, e così nella mia, Natalia era eternamente la vedova di Leone Ginzburg, padre della patria, una grande anima, per dirla nei termini in cui mi sarei espressa allora, un'epoca in cui, emersa da un ippismo vagabondo e floreale, coltivavo lo yoga e studiavo Gandhi. Leone Ginzburg era stato, accanto a Giulio Einaudi, il fondatore e la mente di una casa editrice che ancora formava la mia generazione come aveva formato quelle precedenti, almeno dal dopoguerra in poi, e questo era per me quasi più importante dell'aver dato la vita per cambiare il mondo. Avevo con l'Einaudi un contratto rateale e acquistavo un po' alla volta i libri da un venditore giovane quanto me, che veniva a trovarmi a casa e insieme sfogliavamo il bianco volumetto con l'elenco delle novità e discutevamo le tante proposte storiche. I miei interessi erano vasti, andavano dalla letteratura all'antropologia, dalla poesia al folklore, dalla magia alla storia delle religioni, dalle fiabe alla psicologia. Trovavo in quel catalogo alimento per tutto e mi emozionavo anche solo scorrendo i titoli e mi veniva come una fame di possedere tutti quei testi. Davanti alla porta che mi restituiva una Natalia Baldini che accettava di venire seconda dopo il nome del marito, una Natalia improvvisamente comune e domestica, devo aver vacillato. Non solo perché offendeva il mio appassionato femminismo, ma perché non combaciava con l'immagine che avevo, che ognuno aveva di lei. Lei era la storia, perché quando Leone, Einaudi e Pavese rendevano quella casa editrice grande e unica dentro e contro il fascismo, lei c'era già. Lei adesso era diventata la Ginzburg, l'autrice di Lessico familiare, un libro mito. Era il potere editoriale negato a ogni altra creatura di sesso femminile. Era un'autrice teatrale, inconsueta eppure di successo. Era l'opinionista battagliera di grandi giornali italiani e le sue posizioni ci stordivano, irritavano, innamoravano. Come il corsaro Pasolini, sapeva scombussolare gli animi ribelli del post-68. Era una donna austera e triste che raramente sorrideva. Si vestiva in stile monacale, di scuro, scarpe basse, maschili. Portava i capelli corti, senza messa in piega, quasi se li tagliasse da sé, fregandosene del risultato. Non un filo di trucco, niente rimmel, cipria, rossetto, nulla. Una suora laica. Incuteva soggezione per quel che rappresentava, per quel che era.